Salve, buongiorno, mi chiamo Flavio e abito in via Palestro e anche la mia moglie ha anche un'attività. Niente, questa cosa qua che insomma siamo questa pista ciclabile a noi a livello diciamo economico già come negozio ci ha creato già dei problemi e senza contare che porta via tantissimi posti, se ho preso bene 60 posti auto che forse verranno recuperati non so come. Hanno detto che faranno dei parcheggi all'isca di pesce che stretteranno ulteriormente la carreggiata. E, insomma, a noi questa cosa qui non piace, sinceramente. Non siamo contrari alla pista ciclabile, però non ci piace perché non ci sembra una cosa fatta bene. E poi, tra l'altro, abbiamo appreso che insomma, degli studi sono stati fatti, però non sono stati fatti neanche troppo bene. Perché probabilmente tutto questo creerà dei problemi sia alla via Garibaldi come il traffico, eccetera, e quindi non ci porterà niente di buono. Che da chi poi la realtà la vive quotidianamente è fondamentale. E c'è stato forse un po' un malinteso per quanto riguarda i posti auto, perché in particolare molti residenti pensavano che i posti auto fossero persi. In realtà col senso unico i posti auto rimangono lungo la pista ciclabile, quindi la situazione da quel punto di vista rimane quella che era prima. E per quanto riguarda invece la richiesta del senso unico invertito, diciamo così, che ci sta venendo da buona parte, insomma, da diverse persone, la risposta è questa, è molto semplice. Allora, noi abbiamo fatto fare uno studio sui flussi del traffico. Lo studio ci dice che in questa direzione passano 4 volte tante macchine rispetto alla direzione opposta. Questo è sulla carta, è così, ok? Cioè, i numeri sono questi. Però chiaramente chi vive in quartiere appunto ha una percezione sicuramente importante da tener conto, di cui tener conto, quindi noi siamo qui ad ascoltare perché chiaramente niente è scritto sulla pietra e come abbiamo detto fin dall'inizio questa è una misura sperimentale. Siamo in via Galilei, c'è stata oggi una manifestazione dei cittadini, noi come Lega siamo presenti così, ovviamente siamo al fianco dei cittadini, è un ennesimo intervento che è stato fatto senza nemmeno prima tenere conto delle considerazioni di chi vive il quartiere, quindi dei residenti, così come dei commercianti. Adesso la giunta promette qualche soluzione che comunque è una pezza a un danno molto più ampio, perché sia che si mantenga il doppio senso di marcia, così spariscono i parcheggi, sia per mantenere i parcheggi si renda la strada a senso unico, comunque sia la scelta non è indolore. È difficilmente reversibile come intervento, ma penso che questa sia l'unica cosa da fare. Sono stati spesi dei soldi, ma meglio spenderle un po' di più, ma rendere comunque una situazione più vivibile per i cittadini, piuttosto che averne spesi un po' di meno, ma in maniera totalmente inutile. A me non mi rifinocchia nessuno! Qui deve andare via la pista! Signora! Deve andare via la pista! Dove la metto io la macchina? Io sono d'accordo, la signora, Dove la sono metto io la invalida! Macchina? Facciamola finita dei rifinocchiamenti! Dove la mettiamo la A me in culo! Non mi macchina? sono pensato più nessuno! Dove? Qui? Qui ci viene la linea di Non me ne frega niente! Qui non ci si No, io cammina sono quando più sono aperte dovete le scuole! liberare via Non ci Garibaldi! si